Se vi servono crediti, passate dal link in descrizione e con il codice MENZMR avrete subito un 5% di sconto. Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui con la carriera allenatore con l'Inter. Come al solito ragazzi, vi ringrazio tantissimo perché nello scorso episodio avevo fatto quel discorso abbastanza importante iniziale. Se vi siete persi il video ve lo lascio qui a schermo. Comunque, avevo fatto quel discorso iniziale sull'Inter in generale. Ho visto che comunque in tanti mi avete sostenuto e tutti praticamente credete che io giochi veramente a leggenda, finalmente qualcuno di intelligente c'è. Comunque ragazzi, parto subito a salutare un po' di voi. Saluto XX, Carmine XX, Luca Tarricone, Luca Scalone, Marco Perrone, Mr. Sialker02, Nicola Incandescenza, Stop It, Draw Gamer, Farigna, Ivan Barua, York04, Luca Salmar, Massimo Giatti, Josué Boninsinga, Marco Paghera, Mr. Hyde, Made in Cerchesi, Tommaso Bianco, Jorom GM, Franco Belcastro, Michele 2006, Tommaso Merlo e Yolox, ragazzi, eravate in tantissimi anche oggi. Ma prima di incominciare volevo dirvi un paio di cose, ragazzi. Volevo leggere un paio di commenti che mi avete fatto e nel prossimo video, se volete essere salutati, lasciatemi anche un commentino così apparirete anche in video. Infatti, ragazzi, Davide Cioli, che saluto, mi chiede: secondo me non dovreste accettare nessuna nazionale. Toglie la realtà della carriera, dato che non esiste un allenatore che allena sia un club che una nazionale. Fatemi sapere cosa ne pensate. Allora, intanto ti saluto, Davide. Quello che penso io è che hai ragione, ovviamente, perché non esiste nessun allenatore che allena anche club e nazionale. Però, ragazzi, volevo che quest'anno sia un po' l'anno del cuore, ecco, perché usando l'Inter, che è la mia squadra del cuore, ovviamente. Usando l'Inter mi sarebbe piaciuto utilizzare anche una nazionale abbastanza tosta per fare un buon mondiale, un buon europeo, eccetera. Però mi è arrivata l'offerta della nazionale italiana che in tantissimi di voi hanno scelto e quindi, dato che io sono italiano, ho deciso di accettare la richiesta dell'Italia, che in questo momento non riesco a trovare, non so dove sia. E quindi, ragazzi, purtroppo a malincuore rifiuto la Spagna, abbiamo il mondiale, gli europei e bla 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 bla, però ragazzi io accetto l'offerta dell'Italia. Come vi ho detto ragazzi, voglio che questa sia un po' la stagione del cuore con l'Inter che magari vince qualcosina e con l'Italia che speriamo di mandarla in finale da qualche parte. In più ragazzi c'era anche un altro commento a cui volevo rispondere. Antonio Morales mi chiede se lo saluto, ciao Antonio. E mi chiede anche, volevo farti una domanda, inizio carriera, avevi la consapevolezza che poi qualcuno avrebbe criticato la scelta dell'Inter? Comunque sempre forza Inter. Però io spero sempre che queste cose non vengano fatte, ragazzi. Confido sempre nell'intelligenza vostra. Purtroppo ogni tanto mi sbaglio, ma molte volte mi date anche ragione. Quindi immaginavo che una piccola percentuale di voi potesse insultare l'Inter. Ma speravo che comunque potesse seguirmi. Invece, se io gioco con l'Inter, automaticamente sono uno youtuber di merda. Ma vabbè, questi sono discorsi che ho già fatto nel video precedente. Direi che ho parlato anche troppo. Oggi avevo voglia di giocare perché vengo da una settimana terribile dove l'Inter ha perso drasticamente nel derby e volevo giocare. Cosa andremo a fare oggi? Andiamo a vedere il calendario. Oggi 4 partite, ragazzi. Ovviamente non farò le amichevoli con la nazionale perché mi scassano, mi scassano. Allora, oggi ragazzi, Empoli, Roma, Chievo e poi partita importantissima con il Legia Varsavia. Quindi oggi abbiamo molto, molto campionato e Champions League. E poi nel prossimo episodio andremo avanti con la Champions League. Quindi ragazzi, oggi ci concentriamo molto sul campionato, dove siamo in questa situazione, come vedete in basso a destra, perché ho visto che abbiamo una partita in meno. Quindi ragazzi, oggi prima partita con l'Empoli, andiamo alla scelta delle maglie, direi che questa può andare bene, e andiamo anche a fare la formazione. Direi di mettere Alcacer e Griezmann. Poi vedo che Calhanoglu e Depay sono abbastanza non in grande forma, quindi direi di mettere anche, ma minchia, anche Mares non è in grande forma. Vabbè, proviamo Mares, De Lufeu, Brozovic al posto di Kondogbia, direi anche un buon Murillo e Masuaku al posto di Luke Shaw. Ok, direi che questa formazione può andare bene. Andiamo a giocarci questo match importantissimo contro l'Empoli. Empoli-Inter sotto la pioggia, partita importantissima, prima partita di oggi. L'Inter ha bisogno dei 3 punti per riscattare l'episodio precedente, che nonostante avessimo giocato un bel calcio, purtroppo non siamo riusciti a finalizzare le tante occasioni da gol. Oggi siamo contro una squadra che è penultima in classifica, se non sbaglio,
e quindi dobbiamo portarci assolutamente a casa i 3 punti, ovviamente cercando di non sottovalutare questa squadra. Quindi sempre sul pezzo e forza Inter. Griezmann, Paco Alcacer, c'è largo Mahrez. Diciamo che non è proprio la sua posizione preferita, ma scarica un bel destro Mahrez, impegna Pelagotti. Eccolo lo spazio per Masuaku. La mette in mezzo Masuaku, c'è dietro Deulofeu. Poi la palla arriva a Griezmann in qualche modo. Gol fortunato dell'Inter. Ma finalmente sblocchiamo la partita dopo 13 minuti. Bella azione qua dell'Inter. Non riesco a capire perché Masuaku sia sempre così alto. Praticamente si alterna con Mahrez. Ovviamente tecnicamente preferisco avere Mahrez in quella posizione. Comunque rivediamo l'azione dell'Inter. Qua Brozovic aspetta il momento giusto. C'è Masuaku. La mette in mezzo, Deulofeu colpisce, Tonelli respinge e Griezmann si trova la palla lì praticamente. 1-0 Inter dopo 14 minuti. Andare a Tielemans, c'è un grande spazio per lui. Buona la palla per Paco Alcacer che passa davanti al difensore. Poi l'appoggia di Mancino, io capisco che non è il tuo piede. Però veramente appoggiarla così di Mancino, a parte perché non sei andato col destro. Attenzione perché l'Inter è leggermente scoperta. Un po' più di leggermente. Saponara, il tiro di Saponara. Nardi, che parata. Stavo già per dire il pareggio dell'Empoli, ma qui Nardi fa un vero e proprio miracolo. Attenzione perché qua si è perso qualcuno. Ah no, fuorigioco, ok. Infatti mi sembrava un po' avanti Saponara. In effetti, madonna mia ragazzi, guarda che fuorigioco. Non c'era fuorigioco. Qua gol annullato ingiustamente all'Empoli, non c'era fuori gioco. Buono per Paco Alcacer. Se ne va Paco, il tiro di Paco. Ancora respinta dalla difesa. Si sta muovendo ottimamente Paco Alcacer, però non riesce a finalizzare. Finisce quel primo tempo, 1-0 per l'Inter, gol di Griezmann. Ricordiamo un gol dell'Empoli annullato, ingiustamente devo dire. Deulofeu. Serve Griezmann. Si prova a girare Griezmann, c'è Paco Alcacer! Signori! Che gol che abbiamo fatto! Che gol che abbiamo fatto! Finalmente anche Paco Alcacer si sblocca dopo un lungo digiuno. Credo in realtà che non avesse mai segnato in campionato, non mi ricordo. In Champions League sicuramente, ma comunque finalmente anche Paco Alcacer riesce a tornare al gol. Poi Naki Williams, c'è Brozovic! Segato da dietro da Krunic, ragazzi, mamma mia. Che fallo, questo è da rosso. Direi di sì. No, giallo, incredibile. Ma facciamo tirare Florenzi così proprio. Bam. Non ci credo, palo di Florenzi. La palla resta lì, attenzione, ancora l'Inter. Che punizione ha tirato Alessandro Florenzi, ragazzi. Paco Alcacer, così, per Deulofeu, poi per Inaki Williams. Dall'altra parte c'è Mahrez che prova il tiro. Di destro, non è il suo piede. Gran tiro di Mahrez, qua per Pelagotti fa una gran parata. Calcio d'angolo ancora sull'Axalt, la mette in mezzo, alla fine ci arriva, Pelagotti ancora lì. In qualche modo, guardate l'Empoli come si è salvato, incredibile. Finisce qua comunque, 2-0 per l'Inter, ottimi 3 punti, buona prestazione comunque della squadra. Andiamo a vedere un attimo i voti, sono interessato, sono curioso. Paco Alcacer 8,1, il migliore è stato Nardi. Posso parlare un attimo, mister? Non posso negare di avere qualche problema al momento. Cerco di concentrarmi sul mio lavoro, ma è difficile quando ti trovi così lontano da casa. Non ho detto nulla al mio agente, perché voglio pensare solo a dare il massimo per lei e la squadra. È la cosa a cui tengo di più. Poi vedremo cosa succederà. Abbiamo questa crisi di Icardi, ragazzi. E direi di parlare bene di Icardi, così da caricarlo. E direi anche di andare a fare l'allenamento. Simuliamo questi allenamenti, speriamo che vadano bene. E invece sono andati abbastanza di merda. Però sale un pochino Icardi e sale un pochettino anche Nardi. Andiamo a giocarci questo big match contro la Roma. Davvero molto importante, un attimo. La classifica, ragazzi, è questa. E continuiamo, 7 punti, minchia. Vabbè che abbiamo una partita in meno. Comunque la Juventus continua a vincere, mentre la Lazio deve ancora giocare. Quindi la Juventus va a ritmi altissimi e noi dobbiamo cercare di starle dietro, perché sennò qua si fa dura. Andiamo a fare la nostra migliore formazione che possiamo fare. Ok, andiamoci a giocare questa partita contro la Roma. Purtroppo piove sempre, ragazzi. Inter-Roma, uno dei match più affascinanti e importanti del campionato di Serie A. Oggi a San Siro diluvia, quindi sarà una partita
molto tosta, sempre molto fisica e molto difficile per entrambe le squadre. Non ci fanno vedere le formazioni. Mi raccomando ragazzi, sempre sul pezzo e forza Inter. Andiamo a prenderci questo big match. Luke Shaw recupera un buon pallone, perso da Maicon. Luke Shaw, bella palla per Icardi! Il tiro ancora Diego Alves, gran parata qua del portiere. Ottima palla per Griezmann, che prova il tiro, deviata, ancora Diego Alves. Depay, ora, con Dogbia. Çalhanoğlu, nello stretto per Griezmann. Poi Tielemans, prova il tiro Tielemans, ancora Diego Alves, il tiro era nello specchio. Grande Çala, gran recupero, Icardi. Bella palla per Kondogbia che tira al volo. Ma tira male, non prende lo specchio. Stiamo decisamente meritando il vantaggio che non arriva. Di Maicon, finisci qua. Il primo tempo, come al solito, stiamo avendo problemi a segnare. La Lazio sta vincendo 2-0. Bella palla per Tielemans. Tielemans prova il tiro a giro. Diego Alves sulla blocca, ragazzi. Come faccio a segnare? Come faccio a fare gol? Vorrei sapere. Depay, che palla per Mauro Icardi. Attenzione a Mauro Icardi, che è più veloce di De Rossi. C'è in mezzo Griezmann, Mauro Icardi per Griezmann! Finalmente! 1-0 Inter! E vaffanculo, il gol della merda! Ma porca puttana, dovevo farlo, perché sennò qui non riesco a segnare. Santo Dio, veramente, oh. Grande cosa qui di Icardi. Grande palla di Tielemans, se non sbaglio. Qui, ragazzi, scusate, dovevo farlo, ma avevo bisogno di questa liberazione, perché sinceramente tutto quello che abbiamo creato nel primo tempo, non essere neanche in vantaggio, mi tirava un po' il culo. Adesso cerchiamo di gestirla. Mamma mia che sofferenza, ragazzi. Può andare Mares. Può andare Mares. Inseguito da Vanquier. La mette in mezzo Mares. Dove c'è Icardi? Non arriva nessuno. Non arriva nessuno. Icardi non ha neanche saltato. No. Attenzione a Jajic, Varane, chiudi bene Varane. Bravo Paco che torna in difesa. Grandi ragazzi. Manca un minuto alla fine della partita, più recupero ragazzi. Un minuto più recupero. Cerchiamo di tenere in difesa. Oh mamma mia, Nainggolan col piede di testa l'ho vista dentro. Stavo, non so, tipo per mettermi a piangere. E finisce qui! 3 punti per noi, soffertissimi. 1-0 dell'Inter, gol di Antoine Griezmann. Dopo un'ottima azione anche di Mauro Icardi. 3 punti soffertissimi, davvero, perché questa Roma è molto tosta. Centrocampo, fenomeni veri. Partita con il Chievo, ragazzi, e poi abbiamo un buon match contro il Legia Varsavia in Champions League, che ovviamente è inutile dirlo. Dobbiamo assolutamente vincere. Direi che possiamo andare con questa formazione. Piove sempre, cazzo, diluvia sempre. Inter-Chievo-Verona, veniamo da 2 vittorie davvero molto importanti in campionato. Dobbiamo cercare di tenere il passo delle prime 2 in classifica, ovvero Juventus e Lazio. La Juventus siamo sicuri al 100% che comunque terrà questo ritmo, mentre della Lazio purtroppo non sappiamo ancora che squadra è realmente quest'anno. L'abbiamo incontrata spesso l'anno scorso. Sempre sul pezzo ragazzi, forza Inter. Nardi! Jedvai, e poi arriva Paloschi da dietro che segna porta vuota perché Nardi era per terra. Jedvai invece non si sa cosa abbia fatto. Qui fortunato Meggiorini, non c'è nient'altro da dire. Jedvai non si sa davvero che cazzo abbia fatto. 1-0 Chievo-Verona, gol di Paloschi. Felipe Anderson, palo! Niente, non c'è niente da fare ragazzi. Ma qualche ser per Felipe Anderson. De Ruffeu per Felipe Anderson. Spacca sta porta. 1-1. Felipe Anderson. Gran palla qui di Gerard De Ruffeu. E c'è il pareggio dell'Inter. Per fortuna, perché veramente, guarda, anche questa che se non entrava dopo il tiro di prima, veramente debole di Felipe Anderson. Qui che palla De Ruffeu. Poi Felipe Anderson di mancino, non sbaglia. Attenzione a Walter Bersa. Con la punizione, Nardi, che parata su Isco, ragazzi. Che parata su Isco. Porca miseria. Isco. No. Temai, attenzione a Isco. Shaw riesce a chiudere Isco. Riesce a chiudere Isco. Izgo, non so come cazzo si legge. Isco.
Ti prego, non dirmi che all'81esimo perdi tempo, perché veramente, guarda, siete scandalosi. Il Chievo all'81esimo si mette a perdere tempo. Pazzesco, veramente, guarda. Murillo per Mares, che prova il tiro. Frey, Frey, porca puttana. 4 minuti di recupero, ma in 4 minuti non ce la farò mai. Là, per Paco. Così, Paco, bravo. Tiella e giocala. Finisce qua, 1-1, ragazzi. Che tristezza, veramente, che tristezza. Vediamo i vuoti, ma abbiamo giocato veramente di merda. Abbiamo giocato veramente, veramente di merda. Conferenza giocatore infortunato, 9 giorni, Varane, contusione alla spalla, per fortuna. E quindi, ragazzi, ci aspetta la partita contro Legia Varsavia. Davvero importante, perché guardate come siamo messi... Come siamo messi qui, cioè la partita è assolutamente da vincere, perché Real Madrid e Wolfsburg magari finisce in pareggio, supero qualcuno. Ecco, se vince il Wolfsburg è veramente una brutta situazione, dobbiamo cercare assolutamente di vincere. Andiamo a giocarci questa partita con una formazione dove non ci sarà assolutamente turnover, se non proprio ai minimi termini, perché... Perché è troppo importante, ragazzi. Infatti, come vedete qui, abbiamo Icardi, Depay, Çalhanoğlu, Griezmann... Tielemans con Dokubia, Show, Musacchio, Murillo, perché cambiamo questi due, perché Varane si è infortunato e poi dopo pronti a subentrare tutti gli altri. Ragazzi, dobbiamo assolutamente vincere tutti i costi e quindi abbiamo bisogno della miglior formazione che possiamo avere. E quindi a San Siro oggi si gioca Inter-Legia Varsavia, quella che all'andata era stata una partita semplice soltanto nel secondo tempo, perché nel primo tempo il Legia ci aveva dato difficoltà e comunque ci aveva tenuto abbastanza testa. Poi subito il primo gol si era lasciato andare ed eravamo riusciti comunque a segnare altre volte. Quella di oggi è una partita veramente importante, perché ci giochiamo praticamente la nostra permanenza praticamente in Champions League. Ovviamente anche le prossime partite sono tostissime, ma questa è importante, perché devono essere assolutamente 3 punti sicuri, senza difficoltà. Dobbiamo fare veramente una partita tosta, di fisico, di velocità, e dobbiamo cercare di essere cinici, quello che ultimamente purtroppo non riusciamo ad essere. Sempre sul pezzo, ragazzi, e forza Inter. Con Dogbia la gioca subito per Mauro Icardi. Mauro Icardi! Kušak. Ci ricordiamo che Kušak ha fatto delle gran parate anche all'andata. Griezmann, vede il movimento di Florenzi. La mette in mezzo Florenzi! Troppo sul portiere. Sempre sti cross, sempre troppo sul portiere. Finisce qui il primo tempo, ragazzi. 0-0. Sono un po' frustrato perché non... Gioco bene in mezzo al campo, poi quando sono lì in attacco non mi riescono le cose. Il Wolfsburg sta vincendo, ovviamente, quando le cose devono andare male vanno tutte malissimo, perché veramente vedere il Wolfsburg che vince contro il Real Madrid è pazzesco. Oddio, ormai Legia Varsavia si fa autogol. Peccato che non sia andata in porta quella palla, mannaggia. Dai, battimolo bene sto calcio d'angolo. Oddio, oddio, poco il Kassar, prova il destro. Ancora calcio d'angolo. La palla arriva a Tielemans, signori, che colpisce di testa sull'uscita a vuoto di Kušak. E l'Inter passa in vantaggio con questo gol anche abbastanza fortunoso. Gran calcio d'angolo però calciato da Griezmann sulla testa precisa di Tielemans, che si è mosso veramente poco. Qui Kušak esce male, la porta vuota, è facile per Tielemans colpire di testa e insaccare. 2 gol in Champions League per lui, anche all'andata, se non sbaglio, aveva fatto gol. 1-0 per l'Inter, e adesso la situazione è già migliorata, bastava un gollettino. E andiamo! 1-0, e finisce qui la partita, signori. Che sofferenza, stiamo veramente soffrendo, in questo episodio abbiamo sofferto tantissimo, mamma mia. Nonostante siamo riusciti a portare a casa molte vittorie, abbiamo sofferto. Il Wolfsburg ha vinto, io veramente sono scioccato. Cioè, il gioco sta facendo veramente di tutto per buttarci fuori da questa Champions, ma assolutamente non sarà così. Lotteremo fino alla fine, assolutamente. Tanto qua Felipe Anderson e Masuaku si lamentano. Nella prossima partita contro Lazio, rispettivamente contro Lazio, giocheranno. Questa è la nostra situazione in classifica, partita con Lazio che diventa importantissima per riacciuffare magari la Juventus in qualche modo, che adesso allontana 6 punti da noi,
però la Juventus su 10 partite giocate le ha vinte tutte 10, così è un po' faticoso, diciamo, se la Juventus non fa passi falsi, noi come potremmo recuperarla? Mentre la Lazio fortunatamente ne ha fatti e potrebbe essere un ulteriore passo falso quello contro noi in campionato. Andiamo a vedere un attimo adesso come è messa la Champions League, che il gioco, come ho già detto, sta facendo di tutto per non farcela per non farci andare avanti nei gironi. Guardate qui, ragazzi, guardate qui com'è la classifica. Pazzesco, pazzesco, veramente pazzesco. Noi praticamente dovremmo, se facciamo una botta di conti, Legia Varsavia è fuori, quindi anche probabilmente con le altre due squadre vinceranno. Noi dovremmo vincere col Wolfsburg, così saremo pari col Real Madrid e praticamente vincere anche col Real Madrid. Non dobbiamo mai perdere, possiamo pareggiare ma non perdere. Pazzesco, veramente. Si è messa malissimo la nostra situazione in Champions. Nel prossimo episodio vedremo Lazio, Juventus, Real Madrid e Carpi. E poi dopo andremo avanti. Però sarà tosta. Sarà veramente tostissima, ragazzi. Comunque, mi raccomando, ragazzi, come al solito, sostenete la serie. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Noi ci vediamo ad un prossimo video della carriera allenatore con l'Inter o qualunque cosa essa sia. Un saluto da Mezzo e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.